il primo maggio di quest'anno, siamo nel 2011, sarà beatificato Karol Wojtyła. Il processo di beatificazione presuppone un miracolo. E infatti è stato attribuito a Wojtyła un miracolo, l'inspiegabile guarigione di una suora affetta da morbo di Parkinson. La credenza dei cristiani nei miracoli, che implicano una contraddizione delle leggi di natura, risale all'attribuzione della capacità di realizzare miracoli a colui che è considerato il fondatore della religione cristiana, Gesù di Nazaret. E infatti nei Vangeli si raccontano una serie di miracoli, come il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il miracolo del risanamento della cieca, eccetera. Ma effettivamente Gesù di Nazaret ha agito contro, oltre le leggi di natura? Io penso che lui abbia agito in accordo, in sintonia con le leggi di natura. Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, a vedere bene, è un atto di organizzazione. E il miracolo del risanamento della cieca è un atto medico. In un libro che si intitola Il progetto di Gesù, scritto da Luis Razeto e da me, questa interpretazione, questa spiegazione dei cosiddetti miracoli di Gesù è svolta pienamente. Il libro si trova nel sito di Luis, luisrazeto.net, in spagnolo, e nel mio sito pasqualemisurata.com, in italiano. Passiamo dal lato religioso al lato politico. L'Italia è funestata da 15 anni dall'attività di un politico che crede di non essere uguale agli altri di fronte alla legge e si comporta di conseguenza. Ma la diseguaglianza del potente di fronte alla legge non è proprio di un regime democratico, ma di una monarchia assoluta. L'Italia è una repubblica democratica e quindi, ricapitolando, io sono in disaccordo con i cristiani che credono nei miracoli, perché penso che nessuno di noi può agire contro le leggi di natura, che siamo tutti uguali di fronte alle leggi di natura, e sono in disaccordo con i berlusconiani perché penso che nessuno di noi può agire indipendentemente dalle leggi di diritto. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge naturale e diritto.